Ciao a tutti, io sono Daniel De Conner, ben trovati a TCG Television per un nuovo pack opening di Pokémon Card Game. Ebbene sì, abbiamo una nuova Mega Metagross X Premium Collection da aprire insieme. Come potete vedere, questa è la seconda Premium Collection di Mega Metagross che andiamo ad aprire. La prima l'avete vista qualche tempo fa e con Scla abbiamo trovato un Toxicroak X. Vediamo stavolta se riusciamo a migliorare la nostra performance e andremo a rivedere velocemente le carte all'interno della confezione, nonché il tappetino e la moneta e la carta promo Jumbo che costituiscono questo bel paccone gigante. Io direi di lanciare la sigla e ci vediamo tra pochissimo con l'apertura. Ed eccoci qui, io mi sono portato avanti togliendo il cellophane del pack, che è veramente enorme, non sta neanche nell'inquadratura della cam. Ma adesso tiriamo fuori tutto il contenuto, si apre lateralmente. Togliamo questo scatolone ingombrante. E andiamo a vedere singolarmente, velocemente, i contenuti di questo pack. Neanche si vuole aprire. Abbiamo qui le due carte che proverò a togliere senza distruggerle. Fatto che olè, non è stato difficilissimo. Olè. Anche la moneta. Ci siamo, ecco qui, questa è la moneta di Mega Metagross, moneta da torneo per i nostri lanci di testa o croce. Carta codice per sbloccare Mega Metagross e Metagross X nel gioco online. Poi abbiamo il nostro Metagross EX con due attacchi. Magnetic Laser da 20 danni con energia acciaio e energia incolore. Puoi spostare un energia acciaio da uno dei tuoi Pokémon in panchina a questo Pokémon. E con 4 energie, di cui 2 acciaio, 50 per lancia 4 monete ed infligge 50 danni per ogni testa. Costo di ritirata spaventoso di 4. E infine l'altra carta promo, il Mega Metagross X con 4 energie incolori 130 più. Ossia 10 danni in più per ogni energia acciaio assegnata a questo Pokémon. Ci si può costruire un gran bel mazzo sopra. Io vi dico di tenerlo d'occhio anche perché sta per uscire la nuova espansione, la quinta di XY, dedicata a Groudon e Kyogre, del nuovo gioco Rubino e Zaffiro, dove uscirà un Aggron X che è molto simile a questa carta e potranno essere usati assieme per un bel mazzo acciaio. Altro contenuto, la carta Jumbo di Mega Metagross. Non vi illustro i dettagli perché è la stessa di prima. E Dulcis in fondo, prima dei pacchetti, abbiamo il tappetone in gomma. Veramente stupendo, che adesso vi inquadro meglio. Di Mega Metagross, eccolo qui in tutta la sua interezza. Veramente un ottimo prodotto che per la prima volta la Pokémon ci riserva, e non è, si erano mai visti i collector con questi tappetini qui. Devo dire, è molto ben fatto.
Abbiamo la possibilità di schierare la panchina del quadro, qui le carte premio, le 6 carte premio, di qua il mazzo con gli scarti e al centro ovviamente il nostro Pokémon attivo. Non male questo prodotto. Bene, lo togliamo momentaneamente. E andiamo a riprendere il contenuto della scatola perché abbiamo due bustine di XY, prima espansione. Ovviamente la collector è in inglese, le carte e le bustine sono in inglese. Due bustine di Flash Fire, seconda del blocco XY. Per il terzo blocco abbiamo Furious Fist. E per il quarto, ovviamente, Phantom Forces. Io direi di cominciare a sbustarci questi pacchetti, questi belli 8 pacchetti, come accade per gli Elite Trainer Box, anche se questa volta sono di 4 espansioni diverse, e speriamo di trovare belle carte insieme. Partiamo dalla prima espansione XY con una bustina di Mega Venusaur. Tra l'altro, se non ricordo male, in questa prima espansione non ho trovato mai una X. Credo sia il momento di sbustare un Nivelta X. Carta codice. 1, 2, 3. Eccoci qui. Cominciamo con Pounyard di tipo acciaio. Poi abbiamo un Jigglypuff. Folletto. Fennekin. Rhyhorn. Pampur. Prima non comune, Quilladin. Seconda non comune, un Fairy Garden, che ne ho a bizzeffe. Terza, un Frogardier. La Reverse è di tipo normale ed è una rara. Ed è un Furfrou, non male, e la rara è di tipo folletto ed è un Aromatisse olografico. Non male come prima apertura, due rare. Andiamo con la seconda busta di XY con Blastoise, Mega Blastoise anzi. Via il codice. Slugma. Honedge. Froakie. Bunnelby. Sandile. Spewpaw. Trainer. Max Revive. Inkai, la Reverse è di tipo buio ed è una non comune, o di tipo drago, è un Inkai, è lo stesso, e la rara è di tipo fuoco ed è un Simisear, purtroppo si è ripresentato, prima espansione senza X, ahimè. Passata XY, primo blocco. Prima espansione, andiamo su Flash Fire, seconda espansione. Spero almeno in un Lissandre Trainer. Il trick e partiamo
Partiamo con Caterpie, con un Adaptive Evolution, questo Pokémon può evolvere durante il primo turno che lo metti in gioco. Lotta, Geodude, Helioptile, Vanery, Sfeel, Avalug, non comune, questa ci mancava. Poi abbiamo Buio, Sneasel, Metapod con Adaptive Evolution e la Reverse è una rara ed è un Milotic. Non ricordo se questo Milotic è olografico e rara normale. E la rara non è X come vedete, è di tipo buio ed è uno Stuntank. No, non è andata benissimo, anche se abbiamo trovato due rare. Seconda busta di Fresh Fire e quarta del Mega Metagross X Premium Collection. Un po' strana, c'è sta carta qua in fondo che ha fatto una piega. Oh. Apertura che rasenta alla perfezione. Metto codice e vai col trick. Ci siamo. Litleo. Sandile. Ormai si trova in tutte le espansioni. Bergmite. Stanchi. Geodude, di nuovo. Prima non comune un Torkoal. Oh, uno Starling Megafon, non male. Terza non comune un Roserade. La Reverse è attenzione, di tipo folletto. Ed è ancora rara, attenzione, è un Floette con Flower Veil. Ognuno dei tuoi Pokémon erba in gioco ha più 20 punti vita. E la rara, niente X neanche stavolta, di tipo normale, è un Lopunny. Quattro rare in queste due buste, però niente X ancora. Si passa a Furious Fist, terza espansione. Di questa ho veramente pochissimo, perché non mi servivano carte particolari, quindi diciamo che quel che trovo è quasi tutta roba nuova per me. Anche se non mi dispiacerebbe trovare un Lucario X, un Sismitoad X, che sospettavo fosse molto forte, infatti così si è rivelato, essendo schizzato di prezzo vertiginosamente. Carta codice, via. E ci prendiamo le ultime tre non comuni, le mettiamo davanti le rare e la reverse. Pikachu comune. Pancham. Shroomish, Clefairy, Torchic, primo trainer, Seal Fossil, fossile per recuperare Amaura, Buio, Scrafty, altro trainer, Energy Switch, ormai ristampato dagli albori. La reverse è una non comune ed è un Gotorita. E la rara non è una X, tanto per cambiare, è una carta di tipo fuoco ed è un Magmortar. Non male, dai. Seconda busta,
di Furious Fist. Questa la sento pesante. Non so, ma la sento pesante. Siamo quasi alla fine e non c'è uscita ancora nessuna ex, la cosa mi turba alquanto, devo dire, almeno su 8 bustine di un mega pack mi aspetto almeno una ex. Golett, Shelmet, Kupcho, Poliwag, Blazol, Vigoroth. Oh, l'energia erba. Trainer. Mantenance. L'Arreverse è un comune di tipo folletto ed è ancora un Clefairy. E la rara non è una ex neanche stavolta, è di tipo acqua ed è un Poliwrath olografico. Perciò ci rimangono solo le due buste di Phantom Forces per sperare in una ex, magari un altro Gengar, così posso completare il mazzo. E siamo dunque con l'ultima speranza, The Last Hope, come dicono dall'altra parte dell'oceano. Aegislash o Mega Gengar? Quale apriamo? Facciamo Aegislash, ci teniamo per ultimi il Mega Gengar. Speriamo che quest'ultima serie ci faccia trovare almeno una ex, altrimenti veramente un pianto questo Premium Collection. Io che credevo che trovare una sola ex in una premium da 8 pacchetti sia brutto, invece qua siamo ancora a zero. Carta codice. Seawaddle, Burloin, Bronzor, Munna, Chansey, speriamo in un po' di trainer sgravi. Subito trainer AZ, va, identificio ce l'abbiamo però. Ancora trainer Gengar Speedling, ormai ce l'ho. E ancora trainer Steel Shelter. Vabbè, questa ci può. Oh, attenzione, ho visto foil. Attenzione, l'espansione Phantom Force è proprio la mia. Forse era questa. La Reverse è una non comune ed è un Golbat, non male, lo gioco pure. E la rara è una full art. No, no, non mi dire che lei, non mi dire che lei è una fuoriserie del Dialga X fuoriserie, incredibile! Mamma mia, che botto finale! Questa non me l'aspettavo. Un Dialga X full art fuoriserie cromatico. Non so come descriverla, ma questa carta è veramente una figata a vederla dal vivo. Con 180 punti vita e 2 attacchi Chrono Wind, 60 punti danno per 3 energie di comune acciaio. Se il Pokémon in difesa è un Pokémon X, non può attaccare durante il prossimo turno. E ha 4 energie di cui 2 acciaio, 150 danni. E scartiamogli 2 energie acciaio da questo Pokémon. Come carta non è proprio il massimo della forza, ma trovare la 122 di 119 è veramente tosta. Questa credo sia la rara più rara del set. Scusate il gioco di parole. Bene, io direi che possiamo chiudere qui. No, vabbè, dai, apriamoci l'ultimo pacchetto, così per spot. La teniamo qua dietro questa. Pacchetto di Mega Gengar che, se vi ricordate, nell'Elite Trainer Box mi ha fatto trovare sia Gengar X che Mega Gengar X.
A me servirebbe un terzo Gengar per il mazzo, se tante volte ci fa questa grazia. Però dai, no, non chiediamo troppo, abbiamo già trovato quella roba lì enorme. Facciamo il nostro trick e si comincia. Fletchling. Macro. Wishmore. Zubat, ci piace. Folletto, Swirlix. Prima non comune, Drago. Zweilous. Voglio trainer. E arriva un trick coin che mi serve. Ottimo. Altro trainer? No, è un Pokémon normale ed è un Furfru. La reversa è una comune. Ed è un Bronzor. Proprio la peggiore. E la rara stavolta non è una X, beh, è di tipo erba però. Ed è un Venomoth che già avevamo. Tutto sommato possiamo accontentarci di questo Dialga X Full Art, che è stata l'unica X ad uscire in questa Premium Collection. Non male veramente. Ed io vi lascio con questa immagine, vi saluto e ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!